Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Andiamo avanti con il lunedì, eh, gli incontri al, in via Revel. E, e Oggi abbiamo una cosa molto bella in esposizione e che poi alla fine la Marisa Torello potrà sfogliarlo e farvelo vedere anche in alcuni dettagli, perché parliamo oggi dell'Herbarium la data è il 1749 fra Bottalini della Real Certosa di Collegno. E attorno a questo bellissimo oggetto, se posso dire così, perché non saprei come definirlo di diversamente, ehm, abbiamo intessuto l'incontro di oggi, incontro che vede gli interventi di... Eh, Rosanna Caramiello, già direttore dell'Orto Botanico di Torino, che ha collaborato con anche diverse pubblicazioni con il Centro Studi Piemontesi, quindi mi fa molto piacere la sua presenza e gli interventi di Marisa Torello, che è ricercatrice storica, con il figlio Manuel, che eh, insieme hanno pubblicato, Ci conosciamo da una vita, hanno pubblicato Lavori di storia locale e sono i curatori, poi spiegheranno loro cosa vuol dire dell'herbarium. Sono loro che si sono caricati questo oggetto, l'hanno portato qui eh, a, a vedere a noi. E quindi possiamo sicuramente cominciare. E comincio dando la parola a Maria Luisa Torello. Nel porgere un benvenuto a tutti voi, ringraziamo sentitamente coloro che hanno proposto questo incontro, che ci consente di presentare con grande emozione l'erbario certosino del 1749, del quale non si aveva notizie dalla morte della dottoressa Valeria Gussoni, l'ultima erede dell'antica farmacia della Certosa di Collegno, e ritrovato solo pochi anni fa. Il vagò, profumo delle erbe e dei fiori raccolti da trabottalini che conservano ancora tracce dei loro colori, si leva dai fogli ingialliti dal tempo. Sfogliandolo si scopre che le ultime pagine sono incomplete, solo qualche pianta, qualche descrizione, più avanti qualche fiore, forse era il segno che la sua vita si stava spegnendo. Un po' di storia. Il primo nucleo dell'ordine Cer dell certosino, che prende nome dal massiccio della Certosa nelle prealpi francesi, sorse nell'estate del 1084 in una zona boschiva del Delfinato, nei pressi dell'attuale Grenoble. Il monaco Bruno, nativo di Colonia, erudito in teologia e filosofia, con i sei confratelli aveva scelto la vita eremitica, Abitando in celle simili a capanne di pastori, costruite attorno a una sorgente e presso la cappella dedicata alla Santissima Vergine. Sei anni dopo Bruno diventava consigliere del Papa Urbano II, suo antico allievo, e già nel 1091 fondava a serra San Bruno una certosa, mentre a Grenoble il monastero si ingrandiva. E da allora sorsero in tutta Europa 282 certose, di cui 53 in Italia. Mm. Alcuni monaci nel 1189 si trasferirono a Loda, sopra Gravere, in Val di Susa, e costruirono un piccolo monastero. Dopo pochi anni traslocarono Monte Benedetto, dove rimasero per oltre 250 anni, Poi, a causa di una piena del torrente che aveva danneggiato il convento, dovettero spostarsi in un piccolo casale a banda sopra il Bilar Focchiardo. Si trasferirono ancora nel 1595, trovando ospitalità nella vecchia prevostura della Santissima Trinità di Emiliana. Purtroppo, però, sei anni dopo, la nuova sede venne abbattuta su ordine di Carlo Emanuele I per ampliare le fortificazioni, così dovettero tornare a banda. A Torino, dopo la morte del 1637 di Amedeo I, si era scatenata la ben nota per la reggenza in nome del piccolo Giacinto, tra i cognati Tommaso e Maurizio, appoggiati dagli spagnoli, e la vedova Cristina, appoggiata dai francesi. Nel settembre 1640, madama reale, Accompagnata dal fido consigliere Filippo Dallier, si incontra a Grenoble col fratello Luigi XIII di Francia e il cardinale Richelieu, che la pressano finché ceda alcuni territori del ducato alla Francia. La strenua opposizione, sostenuta anche dal Dallier, farà sì che nel dicembre il conte verrà imprigionato per ordine del cardinale. Dopo l'incontro col sovrano francese, e la Duchessa partecipa al mattutino nella grande chartreuse, pregando fervidamente alla Vergine per ottenere la pace e fece voto di erigere una certosa nei pressi di Torino. Venne prima considerato un terreno mirafiori, fiori, ma poi la scelta cadde soccolno, dove Circondato da basti prati c'era un palazzetto che l'aiutante di camera di Carlo Emanuele Bernardino Data aveva fatto costruire, una cosiddetta villa delle edilizie dove riceveva i nobili ospiti con feste e balli. Con l'accusa di frode all'erario però gli vennero confiscati i beni e venne condannato a morte, pena poi commutata l'esilio a Londra e la Grande Villa nel 1624 venne acquistato dal Conte Provanda di Collegno per villeggiare in quanto era inegibile proprio vicino a Castello. Venne poi rilevata da madama Reale per donarla nel 1641 i Certosini che si sediarono col padre argentino, confessore di Cristina e suo buon amico d'infanzia. La duchessa aveva idee grandiose per la sua certosa, che negli anni acquisì ben 400.000 metri di terreno con cascine e grandi ville antiche. E al progetto originale di Aurizio Valperga seguì anche nel tempo quello di ampliamento di Filippo Iuvarra. Nel XVIII secolo il monastero certosino istituì una spezzeria. Ad esclusivo beneficio dei monaci, gestita nel 1720 da Gioacchino Ignazio Trombetta. Ma poiché il papa aveva ordinato ai religiosi, pena la scomunica, di non vendere medicinali a secolari, la spezzeria venne venduta al medesimo Trombetta che si secolarizzò dedicandosi al suo esercizio fino alla morte. Nel 1734 Venne concesso ai monaci, ai monaci di gestirne un'altra nella certosa stessa, con il permesso di vendere liberamente medicinali, erbe e robe vive, tanto per dire sanguisughe e così via. E gli speziali dei paesi vicini tentarono a lungo con ogni mezzo e false denunce di farla chiudere. Ma con la regia protezione e quella del sommo pontefice, venne mantenuta aperta e dichiarato che era esercitata con carità, onoratezza, perizia dello speziale della Certosa e l'unica a tener buoni medicinali col discreto prezzo. Fra i primi che la gestirono spicca la figura di Ioannis Antoni Bottalini, nato a Racconigi nel 1702 da Giovanni Battista e Lucia, di antica famiglia locale, che tra il 1740 e il 1749 catalogò sapientemente 580 erbe nell'herbarium diventato in breve famoso anche oltre Alpe per le portentose ricette di rimedi medicamentosi. Si fregiava di uno stemma personale, uno scudo equamente diviso in due parti cioè in quella superiore vi è raffigurata un'aquila ad ali spiegate e in quella inferiore una botte di legno con un piccolo rubinetto. Sì. Fra Bottalini, come tutti i monaci, trascorreva la vita da anacoreta disponendo di un laboratorio al pian terreno prospiciente un orto, un pozzo e di una, camere di una cameretta detta dell'Ave Maria dove pregava e studiava e di un'altra con un letto in legno e un sacco riempito di paglia come materasso. Questa tipologia è ancora presente in due celle ben conservate nella Certosa Collegnese. Raccogliendo i fiori e le piante, Fra Johannes Antoni compose questo erbarium, facendole essicare ed applicandole con dei laccetti di carta e con della colla, con a fianco la Spiegazione sul metodo di coltivazione e sui tempi di raccolta. Comprende pi piante officinali che contengono sostanze utili ai fini terapeutici e piante aromatiche, talvolta spiegandone a lato con minuta calligrafia l'uso in erboristeria, omeopatia, fitoterapia e aromaterapia. Attraverso un'esperienza millenaria, l'uomo ha acquisito la conoscenza di terapie definite. Medicina popolare, di cui troviamo ampie tracce nelle pagine di Frabottalini. Consiglia i diversi metodi di preparazione a seconda della pianta, dei principi attivi in essa contenuti e del male da curare, in modo da rendere il trattamento più efficace possibile. Tra i più citati, tra quelli per uso interno, sono le tesane, gli sciroppi, succhi, i vini medicati e distillati. E per uso esterno gli impacchi, i cataplasmi, gli oli medicati, gli unguenti, i suffumigi, i gargarismi, gli sciacqui e i bagni. Ecco quindi alcuni dei medicamenti descritti da Fra Bottalini a lato delle erbe essiccate. L'infuso ottenuto con alcune foglie dell'Agnus castus, pianta che vive in luoghi incolti. È un emolliente per l'ostruzione della milza e un ottimo diuretico. La genista spinosa fiorisce a maggio e vive nei boschi. Il decotto serve per curare i dolori alle ginocchia. La linaria fi fiore albo proviene da tutte le zone campestri e fiorisce in estate. Il decotto guarisce i dolori del ventre e giova la stitichezza. Il linum montanum. È un'erba perenne dal fiore cerulio, proviene da luoghi montani, fiorisce in maggio e giugno e i suoi semi guariscono le coliche. L'Eferum fe, le virginianum proviene dai boschi e da luoghi ombrosi. In dieci ore seda il dolore ai denti e il decotto cura tutte le infiammazioni. L'Alimus vulgaris nasce nelle ripe marittime, fiorisce nel mese di giugno. Favorisce l'aumento del latte alle donne. Il Viscum quercinum è un emoliente per il trattamento delle vecchie ulcere e degli, e degli ascessi maligni. Il pentafilo erratico bianco preferisce i posti ricchi d'acqua e fiorisce nel mese di giugno. La radice, tenuta in bocca, lenisce il dolore ai denti. In decozione con l'aceto cura il fuoco di Sant'Antonio. Il Trifolium Montano fiorisce durante l'estate. Il suo succo è un emoliente per il catarro. Il Sideritis nasce nei luoghi rocciosi, fiorisce nei mesi di giugno e agosto e coagula il sangue e impedisce le infiammazioni. Nel 1853 la farmacia chimica e parte dell'erboristeria certosina divennero competenza del Regio Manicomio che decise di affidare la gestione ai privati. I farmacisti che nel corso dei decenni si avvicendarono nell'antica spezzeria collegnese continuarono a preparare molti medicamenti con le ricette di Frabottalini. Il dottor Nino Gussoni, verso il 1950, nel periodo della sua direzione dell'antica farmacia, rinvenne tra gli antichi documenti alcune ricette dei monaci, tra quelle anche un liquore chiamato la cartusia. Veniva preparato con bucce di mandarino macerate nell'alcol per 4-5 mesi, poi diluito con acqua zuccherata e un altro ingrediente il cui segreto ancora gelosamente custodito. Un'altra ricetta rielaborata da generazioni di speziali era quella della lozione capellogina antialopecica, veramente portentosa e famosa ovunque, Una anche <ride> <ride> devo, sì, sì, devo provarla devo provarla prima oggi. Ma poi. la cui formula è tuttora segreta eh, vedi? Sennò era molto laboriosa perché si dovevano preparare 17 tinture di erbe diverse che poi si mescolavano con altre sostanze ottenendo così quella lezione risolutiva in caso di caduta dei capelli. Oh, sì. Dal Casalis, nella sua opera del 1835, apprendiamo che tra Bruno Bottalini, peritissimo nell'arte farmaceutica, è dovuta la composizione di un utile rimedio, molto conosciuto sotto il nome di conserva pettorale della certose di Collegno l'erbarium raccoglie ancora una festa di colori un po' sbiaditi e di profumi emaniscenti e questo è anche il fascino delle piante antiche okay. poi mettere un po le piante mm. Mm. passiamo la parola alla professoressa signora Rosanna Caramello già direttore dell'Orto Botanico di Torino. Io non darò nessuna ricetta più o meno fantastico, più o ah, meno miracolosa. miracolosa. No, no. Parliamo invece molto più specificamente di che cosa sono gli erbari, nel senso che eh, tante parole molte volte non corrispondono esattamente a quello che uno pensa in generale. Poi ancora, quando sono stati inventati questi erbari? Cioè da quanto tempo girano per il mondo? Quali erano le finalità iniziali per cui si è iniziato a raccogliere e a inserire le piante sui fogli? E poi ancora un'ultima domanda. Mm, sono ancora attuali eh, oggigiorno gli erbari o sono soltanto un retaggio bello, simpatico, ma di nessuna utilità attuale? Punto di domanda. Allora, che cosa si intende proprio per erbario? Per erbario si intende il singolo foglio in cui c'è una pianta inserita o totalmente incollata o, con, o spillata, ma si intende anche l'istituzione che governa gli erbari. Tanto è vero che esiste un index erbariorum che è mondiale e in cui ci sono la bellezza di circa 3.000 sedi in cui sono conservati degli erbari, erbari di importanza storica naturalmente, eh? non parliamo delle cosine piccole che può fare, eh, che nell'Ottocento erano tanto di moda fra le signorine per bene, qui parliamo proprio di erbari veri con mh, importanza o storica o importanza scientifica, perché tutte e due sono ugualmente da prendere in considerazione. E quindi, mh, con questo termine, eh, per Index Herbariorum, c'è anche una sigla che si dà ad ogni erbario e che internazionalmente viene utilizzata per riconoscere quella determinata sede. Che cos'è l'erbario? Lo vedete lì? È un foglio di carta normalmente su cui si inseriscono o incollandole o spillandole delle piante. Sembra che sia un metodo facilissimo per conservare le piante, ma non, lo è, non è vero. E soprattutto non è venuto in mente subito. Pr prima di avere questa idea di fare, di fare questo tipo di erbario, eh, si faceva in altro modo. Cioè le piante non venivano inserite su fogli, ma venivano o scolpite sulla pietra, quindi un disegno su pietra, oppure vedremo meglio, più facilmente, un disegno su carta o su pergamena o su un qualsiasi supporto più semplice. Questo che ho portato qui è un esempio di piante scolpite su pietra, un erbario in pietra del eh, Tempio di Karnak. Quindi Tempio di Karnak, parliamo del XV secolo a.C., però ce ne sono altri ancora più vecchi, di circa eh, del, del secondo millennio a.C., quindi una cosa che evidentemente si sentiva la necessità di... Eh, Mettere a conoscenza delle persone. Dicevo, scolpire sulla pietra le piante non è facile, è più facile disegnarle. Disegnarle in che modo? Eh, o cercando di dare una forma visibile a quello che gli antichi medici avevano tramandato più o meno completamente attraverso le loro opere, in cui però non c'erano figurazioni, non risulta che ci fossero né figure. Fatte in antico, né che a qualcuno di loro fosse venuto in mente di fissare le piante su un qualsiasi supporto. Quindi eh, queste piante venivano disegnate eh, cercando di immaginare che cosa questi antichi medici volessero dire, quale, a quale pianta esattamente volessero riferirsi. Il più antico di questi codici, codici miniati, è il Codex Anice. Iuliane, che è del VI secolo, quindi siamo già abbastanza avanti. Hm? Siamo passati dal millennio anticristo al, 600, al mm, VI secolo, quindi al Cinquecento circa. E questi, mm, questo codice eh, era talmente ben rappresentato, talmente importante, che era considerato insieme ad altri codici più o meno dell'epoca come un regalo da, da, da fare ad un imperatore. Infatti questo Anice Iuliane era la figlia dell'imperatore d'Occidente, meglio del, eh, del Cesare di Occidente, mh, Anicio eh, Olibrio. Quindi un dono da re. Pochi, quindi questo qui è un esemplare praticamente unico al mondo e quindi eh, di importanza storica notevolissima. Ma accanto a queste rappresentazioni venivano eh, coltivate le piante nei monasteri perché ovviamente era necessario averle sotto mano per fare le famose ricette. Quindi questa è la pianta di un orto monastico dell'Abbazia di St. Gallen, datata al IX secolo, e questo pezzettino che ho messo in evidenza con un cerchietto è una serie di aiuole molto simili a quelle che ci sono adesso negli orti botanici, in cui venivano coltivate piante aromatiche, piante medicinali, piante... Di interesse comunque alimentare o medicamentoso. Il nome eh, che veniva dato questo, a questi orti era Ortus simplicium, cioè l'orto dei semplici, perché il nome di semplice si riferiva alle diciamo così non sostanze, ma agli elementi iniziali per costituire un farmaco, quello che si, fateva, si utilizzava per eh, fare un decotto, quello che si utilizzava per un qualsiasi altra. Preparazione di tipo farmaceutico. Questi orti tanti orti monastici esistono mh, ancora perché molti di questi antichi monasteri attualmente hanno questo piccolo orto eh, come ricordo storico, anche se non utilizzano quasi più queste piante direttamente a scopo medicinale. Nel Medioevo, eh, ovviamente, ha molta importanza una scuola medica, la scuola medica salernitana, che fu fondata nel nono secolo circa, e che mette insieme tutte le conoscenze greco-romane, arabe ed ebraiche, quindi aumenta enormemente il numero anche delle piante no? che si utilizzano, e quindi si sente sempre di più la necessità di rappresentarle, quindi disegnarle. I codici miniati aumentano, aumentano le figure nei codici miniati, e quindi diventano sempre più importanti ma sempre disegni e qualcuno è assolutamente fantasioso eh? per, per ovvi motivi eh, la scientificità di questi di queste figure non è eh, assolutamente da ritenere valida però però si cerca e si mettono vicino a queste piante le relative ricette quindi c'è un tentativo di eh, Focalizzare l'attenzione su determinate situazioni. Un pochino di passo avanti si fa rispetto agli orti monastici: in questo Viridarium Novum realizzato a Roma eh, sotto il pontificato di Nicolo III, di cui non resta traccia assolutamente. Ma cosa sarebbe stato questo, questo Viridarium Novum? Se ne ha una immagine di dotti medici e di studiosi che nelle, che mh, osservano piante vive e quindi si va a vedere veramente come è fatta una pianta, si comincia a cercare di... Nel XIV secolo si va ancora un po' più avanti perché? perché sempre nella scuola di Salerno viene fondato questo giardino della Minerva. Il fatto stesso che si parli di Minerva, ovviamente la scienza, il futuro, già cioè il passato. Di questo giardino della Minerva resta qualche debole traccia, cioè non è perduto totalmente come il Viridarium Nuovo di Roma. E si è cercato di ricostruirlo, con quanta fantasia non lo so dire. Eh? Quindi c'è una traccia, ma è un inizio di un orto botanico vero e proprio, su queste deboli tracce lasciate dal, dalla scuola salernitana nel giardino della Minerva. Ancora un altro esempio di disegno, il disegno dei Taquini Sanitatis. Se ne sente parlare tanto perché qui eh, i Taquini Sanitatis fanno un salto di qualità. Sono certamente delle opere, delle miniature, ma sono fra i primi queste miniature ad essere poi trasformate con la stampa. Cioè diventano opere stampate e quindi ce ne sono di più. Però vedete sempre le figure, sempre la figura fantasiosa, Qui c'è una radice a forma, di uma, a forma umana e tante altre peculiarità delle piante che assolutamente non sono più accettabili ai giorni d'oggi. Però questi tacini a sentati erano molto importanti perché, oltre alle proprietà medicinali, descrivevano delle spezie, descrivevano delle caratteristiche delle stagioni in cui si venivano a presentare queste piante nella loro migliore situazione e tutto quello che poteva avere un effetto sulla vita dell'uomo, soprattutto sul benessere dell'uomo. C'era una fotografia di questo signore, una fotografia, un disegno di questo signore, che è Luca Gini, perché nel XVI secolo eh, si inizia la rivoluzione scientifica vera e propria e quindi le piante vengono studiate di più. Non solo disegnate. Questo signore Luca Ghini, nel 1544, fonda il primo vero orto botanico scientifico e lo fonda a Pisa e subito dopo ne fonda un altro a Firenze, dove le piante vengono eh, coltivate, studiate, descritte. Guardando, se guardiamo bene la data, ci accorgiamo che deve esserci un, successo qualcosa perché queste piante diventano sempre di più. Nel 1544 le piante americane erano già molto diffuse, ampiamente, quindi a tutte le piante europee, africane e anche asiatiche che si potevano conoscere prima si aggiunge una massa di piante nuove che vengono ampiamente, eh, diventano ampiamente importanti. Quindi mh, gli orti botanici sono quelli orti che, eh, ecco questo è Luca Ghini, questo mh, di cui vi dicevo prima, questi, eh, questo signore, fondatore dei orti botanici, non è il fondatore del primo orto botanico, vero e proprio, perché tutti sentite sempre dire che il più antico orto botanico è quello di Padova. Perché? Beh, abbiamo... eh, no. <ride> no, per un fatto banale. Perché viene considerato il primo orto botanico perché è sempre rimasto nella stessa sede, non è mai stato spostato, è ancora lì. Così com'era. Gli altri sono stati spostati e hanno perso questo diritto di primogenitura, ma è una sciocchezza, è una elite fra botanici, non, eh. mh, non importa. Ecco. E, questo qui di Padova non è stato mh, inventato, diciamo così, fondato da un botanico vero e proprio, ma è, è stato voluto dal Senato della Repubblica Veneta. Perché? Perché la Repubblica Veneta aveva in mano il commercio. E quindi aveva in mano tutte le possibilità per poter fare un orto botanico di grande livello. In questo orto botanico si faceva della scienza. Perché? Perché non solo si cercava di coltivare le piante, ma si faceva l'acclimatazione delle piante. Venivano cercate le migliori condizioni per poterle mantenere. Venivano prese e conservate, cioè veniva veramente effettuato un primo lavoro scientifico su questi eh, organismi. Intanto però il disegno non cessa di esistere, le piante continuano ad essere eh, assolutamente disegnate, però sempre con maggiore rigore. Ve ne ho citate, ne ho messa qualcuna, Bellini fa quest'iris bellissima, ma ri assolutamente riconoscibile, Leonardo questo Lilium Candidum. E poi la famosissima grande zolla di Dürer, dove praticamente guardandole si possono determinare le piante. Quindi effettivamente diventa un disegno, è ancora disegno, ma è disegno scientifico. Mm? Intanto continuano i soliti erbari figurati, e ne abbiamo tanti, parecchi, io ne ho citati tre: L'Herbarium viv vive icones. Che è di Brunswell ed è a Strasburgo. E qui eh, ci sono 150 piante, più o meno, qualche volta la seconda edizione ne un po' di più. Poi l'herbarium, la storia Stirpium di Fuchs. Questo è molto molto importante perché Fuchs mette soprattutto piante esotiche accanto a quelle europee, cioè piante che nessuno aveva ancora visto, e quindi diventa veramente indispensabile per la conoscenza. E poi quest'altro, che è il più, il più famoso di tutti, che è il discorso di Pier Andrea Mattioli sull'opera di Dioscoride, questo antico medico. Perché è la più importante di tutte? Perché è un'opera che, questi commentari di Dioscoride, fu pubblicata una prima edizione latina senza figure e poi una seconda, sempre latina, ma con figure. E tante, tantissime. Ci sono Dioscoridi grandi, Dioscoridi piccoli, a stampa. Quindi diventa un, un oggetto molto più diffuso di tutto quello che c'era stato precedentemente. Sono ancora dedicate, per esempio, questi discorsi di Pierandrea Mattioli, sono stati quello con le illustrazioni dedicato a Ferdinando I d'Asburgo, quindi c'è ancora un bel senso di importanza di questi. E questo mh, lo cito perché ha delle brutte figure, cioè figure modeste di poca precisione scientifica, però è un erbaio che eh, è l'erbaio nuovo di Castor Durante, che è stato presente praticamente in tutte le farmacie per 11 edizioni, quindi per 11 volte è stato rifatto, rifatto ristampato questo libro ed è stato un punto fermo per molti. In per in molte situazioni, in molte occasioni. Ripeto, non sono delle belle immagini, però ha delle belle ricette e quindi associa sempre le due cose, la parte farmaceutica, anche in parte la parte alimentare e poi questa, eh, queste figure non sempre bellissime. Con l'avvento la, ecco, la, degli orti botanici nascono gli erbari cioè si raccolgono le piante, si mettono sulla carta, si eh, settano, si incollano completamente. Voi capite bene che una pianta completamente incollata è molto più facilmente mangiabile dagli insetti di una pianta eh, fissata con gli spillini e, le, e, le, e la, la striscina di carta. I primi sono incollati e anche questo qualche striscia di carta, ma moltissimi sono incollati. E poi cosa se ne fa di questi, erbari, di questi fogli? Si cerca di riunirli, di eh, unirli in volumi e questi erbari, formati da molte, molti fogli, si chiamano erbari agglutinati, cioè eh, saldati fra di loro, dove i fogli rimangono insieme ed è un'opera, un oggetto opera. Diventa un'opera d'arte in un certo senso, no? con questi fogli agglutinati, non sono staccati come li teniamo adesso, sono rilegati, tra virgolette. In molti casi ci sono dei nomi semplici, dei nomi volgari, in qualche caso sulla, sul foglio viene anche inserita una ricetta per cui questa pianta viene usata, ma molte volte no, è semplicemente. Eh, un foglio su cui si riportano i nomi, ma quali nomi? Ogni, ogni paese ha un suo nome specifico per una pianta, tutti lo sapete, eh, qualsiasi paese del Piemonte ha un nome diverso per la pianta. Ah, e quindi, come fare a riconoscerle? Un, gli scienziati ci provano con il cosiddetto nome frase o polinomio, cioè. Mh, Ecco, Luca Ghini, sempre quello che abbiamo visto prima a fondare il tutto, avrebbe fatto per primo un uso di Exiccata, sarebbe stato il primo erbario, questo di Luca Ghini, che però purtroppo è andato perso, è andato perduto. E I suoi allievi, in prima di tutto Gerardo Cibo, hanno fatto un erbario che si è mantenuto, c'è ancora questo erbario. E questo erbario è eh, di estrema importanza. La collezione di essiccata di Gerardo cibo è in due volumi. Un primo volume è formato da poche, mh, poche piante, una 500, sembrano poche, ma comunque sono già un certo numero. Il secondo volume, il volume B, sono 1347 piante essiccate, quindi una bella massa, mm? ma soprattutto... Queste piante, ma questa è una foglia dell'erbario di Luca Ghini e eh, quindi mantiene il colore, mantiene molte cose, è una situazione molto, molto bella. Eh, però Luca Ghini continua a fare anche gli erbari figurati, non ci si accontenta perché le piante poi si sbriciolano un po', poi insomma continua a farle e uno degli erbari conservati di, di cibo, eh, ce ne sono poche copie. Una è al British Library di Londra e una è alla Biblioteca Angelica e Alessandrina di Roma. Gli altri non ci sono più, sono andati perduti. Comunque è un reperto storico notevolmente importante. Ecco, questo è Luca Ghini che ho riportato lì tanto per ricordarlo. Ma il maggiore interesse è l'erbario di Cesalpino, che è un erbario più scientifico. Perché? Cerca di organizzare le piante. Prima venivano messe a casaccio, una dopo l'altra. Poi si è cercato di organizzarle mettendo i nomi, quelli che si usavano, in ordine alfabetico. Non era mica tanto scientifico metterli in ordine alfabetico. Poi si è cercato di eh, trovare qualche sistema per eh, riunirli, per aumentavano queste piante. L'ortus vivus è l'orto botanico, l'ortus siccus è l'erbario eh, essiccato sul quale si lavora, sul quale si cerca di lavorare. Questo erbario di eh, Andrea Cesalpino è conservato a Firenze, è uno dei più importanti erbari storici conservato a Firenze. Anche qui vedete un erbario agglutinato, quindi hm? trattenuto in foglie. Questo. Questo è un erbario molto bello e, ed è una particolarità che ho voluto mettere perché è torinese. Questo erbario è di Lorenzo Terraneo, uno dei primi docenti di botanica a Torino, quando non c'era ancora l'orto botanico, perché, eh, come vedete, è 1677-1714 mentre l'orto botanico di Torino è nato nel 1729. Quindi è prima, non aveva nessuna sede in comune con l'orto botanico. È un erbario agglutinato, come quello, e con le piante incollate sopra, molto mangiate, e poi tante scritte che descrivono in parte la pianta e soprattutto sempre le parti l'utilizzo della pianta stessa, che poteva anche essere un utilizzo alimentare, eh? non era obbligatoriamente un, un utilizzo medico. Quindi questo ce l'abbiamo noi a Torino ed è una delle rarità, tra virgolette, più importanti dell'erbario torinese. E all'orto montane? Sì. Naturalmente quando eh, si comincia ad interessare moltissimo agli oggetti nasce il collezionismo. E col collezionismo nascono queste Wunderkammer, cioè le, le, le bellissime eh, raccolte di cose importanti, di cose interessanti, eccetera. E, però eh, in verbale se ne conservano pochi, proprio perché sono facilmente deperibili. Cosa si conserva di questi? Di queste Wunderkammer si conservano i cataloghi perché quelli sono cartacei, c'è carta. E nei cataloghi ci sono gli elenchi di cosa c'era nelle Wunderkammer e c'erano tanti erbari. Quindi noi sappiamo dell'esistenza di molti di questi erbari non perché li abbiamo in mano e non perché possiamo consultarli, ma perché erano presenti in questi indici che raccontavano cosa c'era in queste Camere delle Meraviglie. Naturalmente nel XVI fino al XIX secolo ci sono una serie di viaggi di esplorazione. Io qui ne ho messo uno di viaggi di esplorazione, cioè i tre grandi viaggi di Cook, che si portava dietro sempre una serie di eh, scienziati. Cook cercava di fare le piante del, e cercava di esplorare, ma si portava dietro una quantità di personaggi che disegnavano quel che si vedeva. Uno dei più importanti fra questi disegnatori è proprio quello del primo viaggio, quello qui fatto in rosso, che eh, si chiamava Parkinson, Sydney Parkinson, e ha fatto delle bellissime tavole che si conservano ancora a Londra. E tutte queste piante nuove venivano in qualche modo inserite nel contesto generale delle conoscenze botaniche. E eh, la cosa che ci si portasse sempre dietro... Uno scienziato e una serie di scienziati e una serie di disegnatori è molto importante perché ci ha permesso di conservare ciò che non si sarebbe potuto conservare perché i viaggi per mare non consentivano di trattenerne molte di queste piante. Finché non si raccoglievano i semi, si portavano, si acclimatavano, si coltivavano fuori dal loro habitat naturale, e il disegno era l'unica cosa. Ecco perché il disegno continua ad essere importante. Nonostante tutto è ancora un mezzo utilissimo. Io qui ne ho messi tre, ma come questi tre viaggi perché fanno proprio vedere che tutto il mondo viene esplorato. Eh? Quindi primo, il secondo e il terzo viaggio di Cook. Però man mano che crescono le piante bisogna in qualche modo riconoscerle, parlarne, dire, darle un nome. E come si fa a dare un nome alle piante? E prima si cercava di dare un nome in base... a a quelle che sembravano le caratteristiche più interessanti, ma ciascuno vedeva nella pianta una cosa diversa. Qualcuno vedeva il colore del fiore, qualcuno vedeva la lanugine sulle foglie, qualcuno vedeva qualcos'altro. E quindi veniva fuori quella nomenclatura polinomiale, cioè un, quel nome frase, quel, una frasetta che diceva qual era la caratteristica principale della pianta, ma secondo quell'autore lì. Non secondo un altro. E quindi c'era un enorme pasticcio nella nomenclatura. La nomenclatura polinomiale, per molto tempo, è stata una nomenclatura difficile da affrontare: perché mm. eh, effettivamente per la stessa pianta c'erano tanti nomi diversi. Si è cercato di dare un'aggiustatina a questa nomenclatura polinomiale da due signori molto venerandi, i due fratelli Bowen, che ci hanno provato a cercare di stringare in un'unica frase, in un due parole o tre parole, no questa miriade di nomi frase, ma non sono stati assolutamente ascoltati, non, non hanno avuto successo né eh, i due fratelli ba eh, Bowen. Si è... Ancora si è andati avanti, eh, Tournefort ha cominciato a cercare qualcosa che mettesse insieme le caratteristiche della pianta. E lui ha deciso che eh, la corolla dei fiori aveva importanza fondamentale. E quindi ha cominciato a classificare le piante in base a quanti, a quanti petali c'erano nella corolla, come era sistemata questa corolla, se erano fusi, se non erano fusi, eccetera. Tante varie cose. Però non era riuscito assolutamente a sintetizzare queste caratteristiche, per cui si continuava ancora ad utilizzare la nomenclatura polinomia, cioè questo nome frase. Era un tentativo di eh, metterle dal punto di vista scientifico in ordine, ma non dal punto di vista nomenclaturale. Si continuavano a chiamare in tanti modi diversi. Tutti i sistemi artificiali, eh, ovviamente, perché non erano particolarmente scientifici, era quello che uno notava di più. Tunelfort amava la corolla dei fiori e la struttura dei fiori. Dobbiamo arrivare all'inneo, il famoso linneo, che però, intendiamoci bene, eh, dal punto di vista struttura, della struttura per eh, mettere insieme gruppi di piante che si somigliavano fra loro, ha fatto un sistema complicatissimo, che è stato abbandonato completamente, perché non si riusciva a starci dietro, era troppo complesso. La cosa più e lo pubblica però, guardiamoci la data, nel 1735 questo sistema nature. Ma anche lui continua ancora, nonostante abbia cercato di guardare quanti stami c'erano, quanti pistilli, quanti, continua ancora in, in primo momento ad utilizzare la nomenclatura polinomia, perché non ce l'aveva ancora fatta a fare il grande salto che fa subito dopo. Questo sistema di Linneo è stato abbandonato per la sua complessità, ma anche per un'altra cosa, Linneo era sostenitore della teoria fissista, cioè tante piante, tot enumeramus species, quota ab initio infinitum sens creatit. Le piante che ci sono adesso sono quelle che sono state create, non è cambiato nulla dalla creazione. Quindi teoria fissista. Si capisce bene che dopo Darwin questo non regge. Quindi il sistema di Linneo è andato uh, a monte, sia per la sua complessità, sia perché eh, questa teoria fissista non poteva più esistere. Eh, tanto è vero che Linneo diceva che esiste un tipo, una pianta tipo, in una località tipo, a cui tutte le altre piante della stessa specie devono rifarsi. Non è vero. Se noi prendiamo una popolazione di margherite, banalissima, vediamo quanta differenza c'è fra una e l'altra in un ambito piccolissimo anche. Quindi la cosa che è rimasta di Linneo però è questa, è la Species Plantarum, che nel 1753 in questo, um, quest opera Species Plantarum decide che il nome frase non si usa, è troppo complicato il nome frase e, e dà origine a troppi troppe interpretazioni diverse. Quindi bisogna dare un nome semplice. Due parole latine. la prima indica il genere, la seconda è l'epiteto specifico, cioè aggiunge qualcosina al genere. Quindi eh, il nome generico e il nome triviale, il nome specifico, il nome triviale. Nome quindi, con due sole, no, due sole parole, cerca di eliminare tutta quella pletora di denominazioni che erano venute nei secoli a eh, formare una cosa difficile. Io ho portato due esempi. Il larice, che tutti conosciamo. Bowen, uno di quei vecchioni che abbiamo visto prima, diceva Larix foglio deciduo conifera. Perché? Perché era stato. Eh, come dire, impressionato dall'aspetto a cono della pianta, era stato impressionato dal fatto che pe perdesse le, le foglie deciduo e quindi aveva fatto questo nome frase in cui metteva in evidenza due delle caratteristiche che per lui erano più importanti. Un altro signore, cioè Linneo stesso, all'inizio ha utilizzato un nome frase, ma a lui eh, importava di più dire che eh, somigliava ai pini e quindi lo chiama pinus e non larix, che le foglie cadono, ma quando cadono cadono d'inverno. E quindi è un altro nome frase, ma voi capite già da questo che due nomi frase, se poi possiamo moltiplicarli, eh, diventa un enorme complesso di... Oggi si chiama larix, prendendo il nome da quello che aveva detto. I Bauen, e decidua perché effettivamente la sua caratteristica fondamentale di perdere di foglie nell'inverno, perlomeno nei nostri climi, perché in altri climi altre conice le perdono. Questa qui la bella donna, tanto per tornare alle piante medicinali. Tournefort diceva: Bella donna, maioris floris, eh, folis et floribus, cioè una bella donna con i fiori e le foglie grandi. Un altro dice Solanum letale, mette l'evidenza che è letale. E l'altro lo chiama Solanum mel ma melanocerasus, perché vede che i suoi fruttini sono viola. No? Quindi tanti, la spiegazione dei tanti nomi frase, tanto diversi. Questo oggi si chiama Atropa bella donna. Perché bella donna? E questa è proprio una curiosità. Perché eh, l'atropina, tutti lo sappiamo, viene messa negli occhi per. Dilatare. Mm, si usava nel Medioevo per avere gli occhioni grandi, le signore le usavano per avere gli occhioni grandi, non vedevano niente, ma avevano gli occhioni grandi. Eh? Carlo Aglioni, perché tirò fuori Aglioni? Perché Aglioni è torinese, il padre della botanica piemontese, perché. Eh, è del 1700, perché è il primo in Italia ad aver utilizzato la nomenclatura binomiale di Linneo, quando nessun altro in Italia la usava ancora. E quindi è importante dal punto di vista scientifico. Anche lui usa ancora il disegno. Questa è la prima pagina, la prima tavola, delle 92 tavole che formano il complesso iconografico della eh, Flora Pedemontana che è la sua opera fondamentale in cui descrive le piante piemontesi scrive un numero elevatissimo, diciamo le 2500 circa eh, ha, un ha un insieme di pittori botanici che lo seguono in particolare uno, bisogna citarlo perché è importantissimo questo eh, Francesco Peroleri che lo segue per tutti i 28 volumi che disegna di piante disegnate da lui e a cui Aglioni fa ampissimo riferimento. Questo è l'erbario, però Aglioni fa un erbario. Questi sono alcuni pacchi, questo è un pacco dai 52 pacchi dell'erbario di Aglioni. Aglioni ha lavorato per 70 anni, ha scambiato con esemplari, con centinaia di altri studiosi in tutta Europa. Quindi il suo erbario ha un notevole interesse perché raccoglie non solo le piante sue, ma le piante di tutti questi suoi corrispondenti. E eh, questo erbario Lioni è stato, ce l'abbiamo noi a Torino ovviamente, ed è stato studiato: è stato visto tutte le calligrafie che compaiono, eh, quando sono comparse determinate specie, eccetera. Quindi è un erbario di estrema importanza. Quindi disegno ed erbario continuano ad andare di pari passo in società uno con l'altro. Tanto è vero che Francesco Peroleri ha fatto un primo volume che noi non possediamo, ce l'ha la Biblioteca Nazionale, Stirpiumicones sì, si chiama ed è conservato la Biblioteca Nazionale di Torino e poi ha fatto i primi 28 volumi di questa enorme collezione che si chiama Iconografia Taurinensis e che è un insieme di 7600 circa eh, tavole, disegnate non da Tiroleri solo, ma da quattro o cinque, eh, quattro disegnatori che si sono susseguiti fino al 1868. Quindi il disegno non è scomparso, il disegno è andato avanti e ha sempre proceduto di pari passo con gli studi botanici. Ecco l'iconografia taurinensis, è questa opera direi gigantesca, unica che ha un valore storico, ma anche un valore scientifico. Perché? Perché Aglioni, quando non aveva nel suo erbario o non aveva possibilità di mh, trovarlo in altri testi, faceva riferimento per le piante all'iconografia taurinensis. Dice, questa pianta che io chiamo peoni officinari, ho messo anche il suo campione d'erbario, ma quando non ce l'aveva... La potete vedere rappresentata nell'Iconografia Taudinensis, volume terzo, tabella tal dei tali. Quindi, valore scientifico. E abbiamo delle tavole dell'iconografia in cui c'è di digrafia dei singoli botanici, la correzione al disegnatore. Quindi, è molto importante. E' importante che, via via, il cartellino, cioè quel pezzetto di carta su cui si scriveva il nome della pianta e chi l'aveva raccolta o chi l'aveva classificata venisse via via eh, rapp mantenuto rappresentato poco alla volta si è diciamo così migliorati nel modo di eh, conservare le notizie sulla pianta si è cominciato a dire la data di raccolta l'anno della raccolta si è cominciato a dire dove si era raccolta perché non è mica la stessa cosa raccoglierla in pianura, raccoglierla a 1500 metri, raccoglierla a livello delle nevi. Quindi via via, e in Aglioni ancora pochissimo, il cartellino diventa sempre più importante. Tanto è vero che l'erbario di Aglioni, dal punto di vista diciamo scientifico-botanico, ha delle grandi pecche proprio perché non scrive tutto, non scrive dove è stata raccolta, quando è stata raccolta. È importante perché mette in, in, in rapporto il suo, gran, il suo volume, in cui mette sempre in evidenza queste, le virtus, le virtutes del, della pianta, con la sua forma e con il suo nome binomio. Quindi si va veramente verso una rappresentazione scientifica. Ecco, questa per esempio è di nuovo l'arnica montana, non è una pianta rara, è dell'erbario aglioni, è il nome binomio. È il riferimento anche alla tavola dell'iconografia in cui è rappresentata nel dettaglio e ci sono queste virtù estremamente <coughs> per l'arnica, molto importanti, molto più lunghe, altre volte c'è una parola, due parole, altre volte due pagine. Eh? Questa è la parietaria officinalis. Nessun interesse dal punto di vista eh, medico in senso stretto, eh, è però una pianta fortemente allergogena. Sapere quando fiorisce e quando non fiorisce diventa importante. Ecco, eh, quali erano le finalità iniziali? Allora, le finalità iniziali erano avere una rappresentazione della pianta. Quando sono stati inventati l'abbiamo visto. Che cosa sono gli erbari l'abbiamo visto. Sono ancora di attualità? Qualcuno sì, qualcuno no. Allora, quelli belli, bellissimi storici hanno un interesse storico-culturale. Ineludibile, non, non si può dire che non hanno importanza. Ma quelli che dalla metà dell'Ottocento, anche prima, anche all'inizio dell'Ottocento, avevano quel famoso cartellino con tutto scritto: data di raccolta, il raccoglitore dove era stato raccolto, la quota, e gli ultimi hanno addirittura il riferimento eh, alle coordinate geografiche. Hanno certamente un'enorme importanza e sono la base per quello che eh, vengono, so, sono gli attuali studi di floristica o meglio ancora floristico-vegetazionali. Stiamo tanto parlando di biodiversità. Allora, la biodiversità eh, sta diminuendo, sappiamo quali piante sono sparite, per esempio, dalla Liguria, una cosa che ho visto di recente facendo un studiando un erbario. Ligure, in cui eh, da una certa data in poi non ci sono più certe piante, ci so, anche per il Piemonte, quindi si vede come spariscono o do o in che modo spariscono, scendono o salgono in quota, cambiamento. cambiamento climatico, quindi sono altamente importanti queste. E poi c'è un altro. Mm, diciamo così, un altro settore che diventa molto importante negli erbari, dopo un po' più recenti, diciamo, chiamiamoli recenti, gli ottocenteschi, eh? le piante infestanti, che arrivano, arrivano in tutti i modi le piante infestanti, arrivano attraverso la ferrovia, arrivano attraverso gli aerei, una quantità immensa di piante arrivate, arrivano anche attraverso gli orti botanici, perché no? Perché ad esempio la famosa, la banalissima gaggia, cioè... È arrivata all'orto botanico di Parigi, è arrivata dal Nord America, è arrivata come curiosità nordamericana, ma poi si è sparsa in tutto il mondo, quindi in tutta Europa ce l'abbiamo come pianta. Digliari. Eh. Certo, certo, è un infestante, un infestante addirittura aggressiva, perché dove ce l'hai non ci cresce altro di, di piante arboreo-arbustive. E quindi è estremamente importante questo, proprio per diciamo così, per dare dei confini alla possibilità di sviluppo di certe comunità vegetali. Un'altra un pianta, che forse, ecco, la gaggia la conosciamo tutti, altre le conosciamo di meno, ma sono arrivate all'orto botanico di Padova e di qui si sono sviluppate in tutta Italia, in tutta l'Europa. E sono diventate anche queste delle infestanti invasive. Le infestanti non importano tanto in quanto occupano uno spazio vitale, ma quando lo occupano talmente da impedire alle altre di vivere. Quindi è quella l'importanza che viene data attualmente sempre di più allo studio delle infestanti, proprio per questo motivo. Citata. Eh, e certo. Infatti è una delle cause principali della, della diminuzione della biodiversità in certi ambienti, soprattutto negli ambienti antropizzati. Poi man mano anche negli ambienti naturali, perché vengono spostate dagli animali, dall'uomo stesso. Noi ormai giriamo dappertutto, quindi dietro con le nostre scarpe le portiamo dappertutto, i semi. E questo è molto, è molto interessante sapere quando è iniziata la diffusione, quando sta diventando pericolosa, quando si è iniziato a fare una lotta contro questa invasiva, questa pianta invasiva. Quindi eh, l'attualità degli erbari è ancora questa, oltre naturalmente ad essere quella della, no, sempre della bellezza delle piante, del loro utilizzo, eccetera, però eh, diventa sempre più importante quello che negli erbari antichi mh, quasi non si vedevano, quasi non si dava importanza: il famoso cartellino, eh, in cui c'è il nome della pianta. Binomiale, il nome della famiglia innanzitutto perché ci segue questo carattere gerarchico: il nome della pianta, il raccoglitore, la quota, la stagione. E prima sentivo dire che mh, qualche, qualcuna di queste ricette c'è eh, fiorisce in autunno, fiorisce in primavera, eccetera. Bene, attualmente si fanno anche i cosiddetti erbari fenologici, cioè gli erbari in cui si Mettono in evidenza le fasi in cui una pianta arriva a un determinato stadio di sviluppo: cioè pianta con due foglioline, pianta completa, pianta fiorita, pianta fruttificata, pianta che rilascia i semi. Questi sono gli arbari fenologici, le fasi in cui la pianta si sviluppa e sono estremamente importanti anche qui, sempre per il famoso cambiamento climatico. Quando le piante salgono in quota, perché per esempio hanno bisogno di un certo periodo di freddo per poter fiorire e fruttificare, oppure non, non ci sono più perché è troppo caldo, non reggono le temperature troppo elevate, allora scendono, salgono o scendono in quota. Quindi eh, queste notazioni che si fanno quotidianamente, ancora oggi, creano degli erbari con tutt'altro valore. Tutt'altro valore saranno storici fra mille anni. Per adesso sono così e ci servono quotidianamente. Aggiungete qualcosa voi su questa guardia? Non c'è qualche idea? Sì. Ecco, uh, allora chiediamo se c'è qualche domanda e poi se qualcuno vuole venire a vedere l'erbario da vicino e loro lo possono sfogliare per noi Prego. grazie per la conferenza le curiosità di questo tipo eh, nei libri dedicati agli studi degli animali, spesso e volentieri ci sono tantissime denominazioni locali dialettali mm. mh, o di lingua minoritaria eccetera penso a Dobrandi eh, sugli erbari sugli erbari non ce ne sono molte il nome frase faceva da eh, diciamo così da nome dialettale eh, attualmente però ci sono stati parecchi studi fatti su quelle che sono le eh, fitoterapie popolari in cui si ricerca il nome volgare popolare della pianta e si aggiunge come, non come curiosità ma come ampliamento di conoscenza a quello che è l'attuale nome scientifico perché non tutti sanno il, il binomio latino no? quindi è chiaro che se io vado in Val di Susa ad intervistare un anziano della Val di Susa che fa un certo preparato, lui mi dirà il suo nome dialettale. E quindi, se io lo, lo recupero e lo associo facendogli vedere la pianta, e lui mi dice sì, sì, è proprio quella, io aumento le conoscenze. Per eh? la del Camisola sono rarissimi. No, no, sono rari. Grazie. Prego. Ho notato questa quasi coincidenza ah. di tempi tra. Fra Bottalini e, e praticamente Linneo, che Lineo era? In sì, certo. Sì, quella sì ma non era, non era recepita. 749, proprio. Anche me. per Onello, visto che siamo indossati nel 1952. E quindi Ciao. come mai? Questa, come si colloca anche perché questo? Perché non era molto seguita. Mm. Anche perché il Neo era svedese, no? Sì, certo. Mm. Noi non abbiamo mai idea di quanto ci fosse di, di movimento fra gli studiosi. Quindi eh, chi era introdotto nel mondo accademico veniva a saperle abbastanza presto queste cose. Ma l'Ineo non era stato accettato subito. Infatti, Aglioni è uno dei pochi, pochissimi, primo in Italia ad aver utilizzato questa nomenclatura binomiale. Fino alla fine del Settecento si è continuato ad utilizzare tournefort, cioè la nomenclatura polinomiale, con estrema visibilità. Tranquillità. Eh, non era, probabilmente questo Monaco non era a conoscenza di questa binomialità, questo binomio che veniva attribuito. Diciamo che da, dall'Ottocento in poi che si adoperano la nomenclatura binomiale più abbondantemente, più ampiamente. Cospita, è importantissimo dal punto di vista storico, senz'altro. Perché Certo, certo. Gli elenchi di piante ci sono. La scusate, forse non l'ho detto, ma alla nomenclatura polinomiale noi possiamo sempre accedere. Cioè, ci sono testi in cui alla nomenclatura binomia corrisponde una serie di nomenclature polinomiali con l'autore che le aveva fatte nel tempo. Quindi da un erbaile del genere noi possiamo ritornare indietro e, e andare avanti dandogli la nomenclatura binomia. Scusi. Una domanda, eh, prima lei accennava al fatto che questo, anzi l'ha detto Marisa, che questo erbario è eh, abbastanza recente, è stato scoperto recentemente. Ecco, qual è, la, come hanno scoperto? Dove è è la mia curiosità è questa, no? Eh, tu prima hai detto che è, è stato, cioè, solo ritrovato, eh, ritrovato. Eh, dove e come? Perché era di proprietà appunto del dottor Gussoni, titolare dell'antica farmacia di Collegno. Quando è mancato è passato alla signora Valeria Gussoni, eh, dottoressa anche lei in farmacia. E lei eh, dopo, quando passati alcuni anni, si risposò con un eh, giovane, uno molto più giovane. Quando mancò la signora fu l'erede. Io avevo avuto l'occasione, quando stavamo scrivendo la storia di collegno, di esserci messi in contatto con la dottoressa Gussoni. Non sapevamo che fosse malata e ci raccontava tutte le sere una parte della storia di collegno. Chiedemmo di registrarla perché talmente erano le notizie. Eh, quando mancò, eh, chiedemmo di nuovo. Al vedovo telefonammo per favore di prestarlo per una, una manifestazione per i Comuni di Collegno e lui non ne conosceva neppure l'esistenza. E quindi siamo andati a portare la, la cassetta e l'ho ritrovato e lì la prima volta, dopodiché, questo signore, passato il tempo, non abbiamo avuto motivo di parlare, di avere dei contatti quando i Comuni di Collegno, vuole fare, non so se era occasione di Città d'arte, ci ho chiesto di contattarlo e non l'abbiamo più trovato. Grazie però, a, appunto perché diciamo, l'anagrafe del comune Collegno ci ha appoggiati nei vari richieste col comune di Torino, abbiamo rintracciato questo signore, prima era a Miami, poi a Monte Carlo, cioè una persona che aveva diverse ubicazioni. No? Sì, infatti si lamentava avevano lasciato le, 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 la sacca da, da golf a Miami, mentre noi stavamo spiegando, pregando di questo erbario. Sì, ecco, comunque sì. eh, si è ritrovato in questo modo e allora, poiché essendo sempre in giro, eh, se ne ha affidato come curatori per le varie manifestazioni. Ma questo è tutto il giro di un 15 anni, sono avvenute le scomparse e i ritrovamenti. È, quindi è sempre stata di questa famiglia. Ma sì. questa famiglia era eh, una famiglia erede di, di Bottarini? No, di no, no era titolare dell'antica certosa. Forse il dottor Berutte lo so sa ancora più di me. Giusto, dottore? Ma allora, in, Io non li ho conosciuti questi, questi dottori. Probabilmente non so in che occasione sono riusciti a entrare in possesso del, di questo urbano. Sicuramente credo che sia l'ultimo pezzo dell'antica farmacia, perché hanno rubato i vasi, hanno rubato tutto, tutto quello che si poteva rubare, hanno rubato, quindi credo che sia l'ultimo eh, pezzo su storto, pezzi. sì su, su storico della farmacia. Eh, I mortali, hanno due mortali bellissimi, uno di bronzo e l'altro di, di marmo, sono riusciti a rubarli. Che sono sicuramente con un camion perché pesavano no, eh, eh, centinaia sì. di chili, no? quindi sì, non sono hanno Suggito, rubato i vasi, quelli del 1991. Anche questo sarebbe stato interessante vedere, magari se c'erano delle corrispondenze tra quelli che erano i, le, le, le scritte sui scritti sui vasi. Eh, e quindi, se i vasi sono spariti, in maniera, forse diciamo che alcuni già sanno come sono spariti, qualcun altro no, ma. Nel 1991 è cambiato direttore generale del, dell'ASL eh, e quindi la dottoressa De Simone eh, l'hanno portata a fare il giro dall'ASL, ha visto questa collezione di vasi di farla che erano un unici perché era completa nel 1700, vasi di San Bona, insomma, e ha detto, ah, una bellissima collezione, ha detto, non sapevo quindi fanno uscire un articolo sulla stampa al mattino, come legge i vasi non c'erano più. <ride> <ride> i vasi sono spariti poi in quell'occasione i mortai non sono riusciti a portarli via, tra parentesi erano tutte cose marchiate col simbolo della chartosa sì. assolutamente identificabili no? sì, sì. sul vaso sul mortai c'era scritto 1734 quindi è il simbolo della certosa. quelli in quell'occasione non l'hanno portato via perché probabilmente non erano attrezzati, sono tornati qualche anno dopo e dopo e <laughs> quindi è l'unico pezzo che è rimasto, credo che sia l'ervario. Perché, eh, perché, eh, perché, perché non era lì? Perché non era lì? Perché se no, eh, a me no, hanno um, rubato la farmacia comunale. Che è diventata comunale dopo, poi anche, anche quella è stata chiusa nel eh, 2000 perché si è trasferita. E la signora Gussoni aveva comunque la, due farmacie a Torino, una c'è ancora tuttora eh, che ha ceduto, e io avevo parlato con queste dottoresse che c'erano, che collaboravano con la dottoressa eh, Viziano Gussoni eh, e mi dissero che lei preparava ancora, io parlo di 15 anni fa, diverse medicine con le ricette dei certosini. Però, le preparava nel laboratorio della farmacia, le faceva preparare l'ultima parte faceva portare a casa in medicina e con qualcosa che non si è mai scoperto, qual è l'ultimo ingrediente, le completava. E eh, diciamo che, eh sì, anche dieci anni fa, io poi non mi sono più accertata, venivano ancora vendute in quella farmacia. È interessante perché è direttamente da Fra Vottalino. dove? A Torino? Sì. E dove? Dovrebbe essere quella di Via Tunisi, se ricordo bene. Se ricordo bene che fosse, ecco. Perché a casa ho tutte le... È interessantissimo perché mi ha raccontato tutto questo. Quindi utilizzavano ancora le ricette sì, di Sì, di sì. sì. Okay. In assoluto. Eh, Basta pensare che andò anche oltre Alpe, questa fama degli spezzari con legno, perché quando le truppe apoleoniche le così certo certa cacciare i Certosini vollero che rimanesse il capo speciale quattro conversi per dedicarsi proprio all'attività della farmacia per un Ateneo. E gli che gli idee diciamo che la farmacia è rimasta fino a sua mi sembra il 2014, perché l'ultimo sono stato io, eh? farmacista, è quello di qui. Perché poi hanno trasferito la farmacia, io mi occupavo della farmacia territoriale, no? L'ultima l'ultimo ha trasferito tutto a Fedale dei Rivoli per cui dal 1734 al c'è. però vasi e cose varie tutte sparite. sono vasi alcuni sì, sono stati ritrovati poche, poche cose e infatti sì, sì, nel, sì, nel corridoio della direzione della. generale della so, ex certosa adesso è Arsene, c'è solo due, due o tre vasi che sono rimasti. Sì, quelli, tra... sono sì, quelli piccoli. quelli meno, più meno più, interessanti. Mi mm. stupisce che, che siano, cioè eh, che, non si, che non sia possibile ritrovarli. Perché mm. in fondo sono tutte cose es esattamente identificabili. cioè Non sono quelle anonime. Mm. Sì, mm. hanno un marchio della certosa, hanno il singola di Insomma, sono cose. Poi, cioè, eh, prima o poi, poi ehm. no. basta che li tengano, non li facciano vedere al pubblico. Oh, ehm. Sì, posso il tempo. qualche coerenza. Il fatto che stata stata. siano state rubate in massa fa pensare tanto a un'operazione cioè, così, di, da com comunque. commissionata da qualcuno sì, in Italia. Per... Perché poi, oltretutto, Chissà, noi abbiamo qui. le fotografie fatte da da Renzo Miglio, eh, eh, ecco sì. eh, quello che c'è anche su internet che potete trovare con tutta la scappalatura completa dei e si sì, vede bene persone... il barchio della certona eh, di... con legno. Quindi, come diceva Ugo, effettivamente cioè, sono identificabili, c era. C era. però è chiaro che sono finiti all'estero adesso. Ma tanto per parlare di furti, avevano rubato l'intera iconografia taurinensis che poi è stata ritrovata sul confine della Svizzera ed è stata recuperata. C'è ancora qualche altra domanda? Io intanto per dare la possibilità a tutti di avvicinarsi la chiudo qui ringraziando Marisa Torello e Manuel, la eh, professoressa eh, Rosanna Caramiello.